Pasquale Gravina, professione dirigente della Sisley Volley. Dunque, la Ghirada credo che sia un centro abbastanza unico nel panorama italiano, perché prima di tutto ha una disponibilità di impianti organizzativa che non è facile ricreare. È una struttura che nasce da un'intuizione della famiglia Benetton negli anni Ottanta, che mira a dare la possibilità, quindi ha uno scopo prettamente sociale, che mira a dare la possibilità a tutte le persone che vivono sul territorio di praticare lo sport ad alto livello. E ho capito appena entrato in Ghirada che non si trattava di fare semplicemente pallavolo, ma si trattava anche di acquisire una mentalità che non ha nulla a che vedere con una mentalità solo sportiva, ma si respira anche l'organizzazione e il metodo di derivazione strettamente aziendale. Quando si passa dall'attività sportiva praticata a quella gestita, è che l'atleta di fatto nel corso della sua carriera, se diventa un grande atleta, deve gestire se stesso. Poi, se è bravo anche a interagire con i suoi compagni di squadra, nel caso di uno sport di squadra, aggiunge valore alla squadra nella quale lui gioca. Mentre il dirigente è un lavoro completamente diverso perché bisogna imparare a gestire tante differenti idee, culture, modi di pensare, modi di fare, quindi bisogna acquisire tutto un altro approccio molto più equilibrato e molto più aperto alle differenze rispetto a quando si pratica l'attività sportiva. E la Ghirada, sia attraverso il basket, sia attraverso l'attività che fa col master, con il quale cerca di dare una preparazione a tutto tondo a coloro che vogliono lavorare nel mondo dello sport, sia attraverso le squadre sportive, ha una mescolanza sia di etnie sia di culture che la porta necessariamente ad avere un approccio molto aperto come mentalità. Questo si inserisce in una terra come il Veneto, che storicamente è una terra di grande tradizione, abituata comunque a vivere molto dentro se stessa. Non fosse altro che per una posizione geografica diversa ad altre regioni italiane più abituate allo scambio, e questo credo che sia un contrasto bello perché lo sport è stato capace, a mio giudizio, di dare una maggiore apertura alla mentalità veneta, così come lo sport ha beneficiato di alcuni grandi punti di forza che la cultura veneta è in grado di esprimere. Sì, credo che la scelta di tenere fuori il calcio non sia casuale, perché visitando la Ghirada, guardando i suoi personaggi, si respira immediatamente che oltre all'attività sportiva c'è un'attività sociale che è fondamentale. Quindi credo che intenzionalmente lo sport del calcio sia stato tenuto fuori. La scelta di tenere il calcio fuori nasce da una mentalità che vuole trasmettere dei valori che probabilmente il calcio non riesce a esprimere tout court come altri sport. In Ghirada si fa soprattutto sport. Primo sport, come dice la parola stessa, farebbe pensare allo sport, in realtà è una invenzione linguistica che nasce da un'esigenza, cioè quella di avviare i bambini alla motricità in maniera scientifica, quindi è stata fatta in collaborazione con l'Università di Verona e con il CONI. Innanzitutto va detto che la Ghirada, pur essendo un centro privato, è aperta al pubblico. Si possono frequentare sia i campi di playground di basket che si trovano subito sulla destra, che sono contigui alla foresteria, che è la struttura dove crescono i settori giovanili di Benetton Basket e di Sisley Volley. A fianco ai campetti di basket ci sono i campi da beach volley. Poi ci sono tutti gli uffici di Verde Sport, dove c'è anche l'organizzazione del master, ci sono gli uffici grafici, c'è la parte del ristorante dove ovviamente pur avendo una sua gestione separata si servono tutte le persone che lavorano in Verde Sport e nelle squadre sportive. Poi ci sono 6 campi di rugby, abbiamo una piccola parte anche per il golf dove ci si può esercitare, un campo pratica con 9 buche di golf, ci sono le palestre, dove sono 3 palestre più la palestra pesi, dove si possono esercitare sia i settori giovanili e le prime squadre. Poi abbiamo la piscina scoperta, la cui attività viene approntata appena il tempo lo consente, comunque è un'attività prettamente estiva. Il parchetto primo sport di cui abbiamo già parlato. Io credo che in realtà
la persona vincente nello sport come nella vita non necessariamente sia colui che raggiunge sempre un risultato evidente rispetto agli altri, ma credo che in realtà sia vincente chi costruisce un percorso dentro una mentalità molto forte. Io farei una distinzione tra chi vince, che definirei quindi vincitore, che coglie un'opportunità, e vincente che invece attiene non tanto solo al risultato, ma a come lo ottieni. Una differenza importante che c'è tra chi vince, quindi un vincitore, e chi è un vincente è anche il percorso che fa nel corso del tempo. Ci sono anche nello sport tanti esempi di vittorie isolate, nelle quali a volte l'incidenza della fortuna può essere predominante. Invece il vincitore, si differenzia appunto dal vincente perché il vincente spesso costruisce la sua gloria anche sulla sconfitta, il che non vuol dire fare una difesa della sconfitta, ma ho imparato nel corso della mia vita, e questo mi dà un vantaggio enorme anche nel lavoro che affronto adesso, che è impossibile diventare vincenti se non si impara a perdere, cosa che io non sapevo fare quando ho iniziato a fare la pratica sportiva. Io parlo molto volentieri di Zorro, e vorrei parlarne anche male. Andrea Zorzi, dovete sapere che nell'anno di grazia 1994 mi ha rubato la scena in un mondiale, rubandomi anche il ruolo, Che è una bestemmia. che è una bestemmia, cosa che ha violato l'equilibrio della pallavolo mondiale. Quando si parla nelle aziende, ma c'è competizione tra di voi? Dicono sempre no, no, in realtà c'è. È una delle cose belle della nazionale, che è diversa dal club, perché in nazionale si creano degli equilibri che nel club non ci sono, è che c'è una competizione vera, non finta. Cioè alla fine ognuno vuole giocare al posto di quell'altro. E Zorro è uno che mi ha penalizzato nel corso della mia carriera, però alla fine era più grande di me, più forte di me, più Non vincente come di me, più famoso giocatore. di me, quindi mi sono dovuto piegare. In qualche modo questo è un altro mio sogno, vorrei fargliela pagare.